wind gets through the flimsy things they make me wear. Nobody here wants to hear the truth of how it's been for a girl on the street in the city of Turin after dark in Valentino Park. They took away my passport and left a scar, and my friend died. Qui abbiamo una rappresentante massima della politica, diciamo, onorevole, e invece una rappresentante massima, diciamo, della base. Cioè, una signora che viene dalla Nigeria, che ha avuto tutta un'esperienza di vita e che adesso si occupa di ragazzi in difficoltà nel discorso della tratta. Siamo in Italia, non ci facciamo mancare niente, qui abbiamo la mafia, abbiamo un certo tipo di immigrazione che non riusciamo spesso a controllare, lo sfruttamento minorile, eccetera, eccetera. Insomma, tutti argomenti che rientrano poi in un comune denominatore. Allora, da una parte chiediamo alla base cosa vuole chiedere, diciamo, all'organizzazione politica, e poi chiediamo all'organizzazione politica che cosa può rispondere alla base. E noi chiediamo, diciamo, l'istituzione di coinvolgerci, diciamo, come è giusto che sia, su questo impegno nuovo, piano nuovo su nazionale, sulla tratta, perché le vittime della tratta hanno molto da offrire e molto da farsi valorizzare anche e di darci una mano, e noi abbiamo anche tante esperienze da portare all'istituzione, che non è da poco, che diciamo da anni queste ragazze da soli sono organizzate, autosostenendosi, però questo momento ci hanno bisogno di il ponte dall'altra parte, che non sia un muro, no? Ci sono la società civile, come dice lei, da basso che opera, e poi c'è l'istituzione in massimo livello e il muro, e con il muro non si costruisce niente. Quindi abbiamo bisogno di questo il ponte tra l'istituzione e la rete, diciamo, tra le vittime della tratta. Come abbattiamo questo muro e facciamo questo ponte? Il piano nazionale antitratta che il governo ha finanziato attraverso i bandi, che devono coinvolgere le istituzioni nazionali, regionali e locali, e siamo a Genova per dire questo, ma devono anche coinvolgere le associazioni, il volontariato, le parrocchie e le associazioni come quella di Soche, che riuniscono le vittime della tratta, perché sono persone che hanno sperimentato sulla loro pelle la violenza delle organizzazioni criminali che le volevano sfruttare e sanno da protagoniste come si possono combattere queste organizzazioni e come si possono aiutare altre ragazze, spesso giovanissime, ad uscire da questa trappola. E questo messaggio che stasera Isoke ci ha lanciato penso sarà raccolto dal governo e dal Parlamento. Voi che vivete un po', diciamo, nei piani alti della politica, come lo vedete questo costume italiano, una soluzione così, diciamo, non solo morale, anche pratica? Ma il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione straniera e dello sfruttamento in generale delle persone, dei minori abbandonati, eccetera, non è un fenomeno italiano, è un fenomeno internazionale. Non a caso, abbiamo detto questa sera, il 18 di ottobre c'è una giornata europea che vuole ricordare la memoria delle vittime della tratta. Noi abbiamo detto questa sera nel dibattito una cosa molto interessante. C'è stato un uomo che ha detto: bisogna intervenire sulla cultura degli uomini, certo, perché le donne sfruttate o le donne oggetto di violenza in genere sono oggetto di violenza da parte degli uomini, quindi se noi cambiamo la cultura degli uomini e troviamo anche degli alleati uomini, combattiamo meglio sia la violenza sia un fenomeno criminale come quello della tratta. Tu che vivi da africana questo fenomeno, diciamo così, di prostituzione, diciamo di rapporto con gli uomini, che in fondo in Africa è vissuto abbastanza diversamente, qual è la tua idea che ti sei fatta adesso in Italia?
No, anch'io dico che gli uomini vari educate, diciamo, è quello patriarcalismo che ha insegnato che l'uomo ha bisogno. Uomo, quindi l'uomo stesso deve uscire da questo cliché che non ha bisogno di, diciamo, di corpo di una donna per essere uomo. Quindi io mi aspetto da parte dell'uomo di decidere di che uomo vuoi essere nella nuovo millennio. Uomo vuoi essere? Che non deve comprare il corpo, diciamo, di comprare, diciamo, un altro essere, cioè, tanto per cominciare, perché rapporto di soldi, e qui si tratta proprio non solo rapporto di soldi, si tratta anche rapporto di posso permettere tutto, quindi anche corpo umano, soprattutto della donna. Quindi ritorno sempre al patriarcalismo che si induce in tutto questo. Quindi io credo che il cambiamento deve venire dallo, cioè, io dico, l'Africa sta già segnando nel tempo su l'infibulazione, varie violenze che le donne in Africa stanno combattendo, e credo che non è l'Occidente che sta segnando, semmai è viceversa, però io dico che l'Occidente il passo successivo la deve fare, di decidere di che uomo vuole essere nel nuovo millennio, un uomo che non è quello che maltratta le donne, un uomo che non chiede le prestazioni a pagamento, un uomo, quindi tutto questo in vari livelli va rieducato già dai, io dico dai piccoli, perché anche di questa sensibilizzazione la facciamo in diversi livelli, nelle scuole, in quelle adulti, a volte si tende alla resistenza, però bisogna sempre, quando sa che non c'è più terreno fertile per diciamo, che li consente di vivere così, credo che li cambierà. Io penso che abbia ragione, so che abbiano ragione tutte le donne che dicono: cari uomini, siete più uomini se non picchiate, se non violentate, se non comprate o pensate di comprare il corpo di una donna. Quindi c'è bisogno di cambiare i modelli culturali. Tra i giovani una sensibilità nuova ci può essere, ma non bisogna diciamo illudersi, perché i numeri della violenza sulle donne straniere e italiane sono numeri importanti, e quindi noi dobbiamo contrastare la violenza anche educando i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri mariti, e dicendo di no agli uomini che ti dicono ti amo tanto e quindi ti picchio, perché se mi ami tanto mi devi rispettare. In the city of Turin, I have to rent the spot on which I stay. They make me pay for this clothing, and I feel abandoned in this vapid land, in this city called Turin. I wave at cars and get inside.